Siamo nella sala conferenze della BCC di Capaccio Pestumo, dove sarà presentata la società agricola Nuova Valcalore di Castel San Lorenzo. Siamo in compagnia del presidente della BCC di Capaccio Pestumo, Rosario Pingaro. Presidente, viene presentata un'azienda riacquistata dal comune da una società mista. Ecco, la BCC di Capaccio Pestumo si pone come mezzo, come mediazione per questo progetto. Sì, un progetto estremamente interessante per l'opportunità di recuperare una struttura che sul territorio, che in qualche modo rappresenta il DNA del territorio di Castel San Lorenzo, ma non solo, degli Alburni e della Valle del Calore. Quindi in qualche modo dobbiamo essere disponibili, lo siamo come banca ma anche come classe imprenditoriale, per supportare questa iniziativa che nasce da persone che hanno voglia di cimentarsi in questo nuovo progetto, in questo nuovo sogno, e noi siamo convinti che quando c'è la passione, quando ci sono le buone intenzioni, quando ci sono le professionalità che sono state messe in campo dai soci costituenti di questa SRL, sicuramente le cose verranno fatte bene. E noi siamo qui anche per garantire che le cose vengano fatte bene, quindi non solo come catalizzatore dell'attività imprenditoriale, ma anche come garante della buona riuscita dell'iniziativa economica. La Banca di Credito Cooperativo ha sposato questa iniziativa sin da subito. Abbiamo partecipato alle riunioni tese ad avviare la rinascita di questa importante impresa sul nostro territorio. È un progetto sostenibile. La cosa che ci è piaciuta sin da subito, che hanno fatto gli amministratori locali, in particolare il sindaco Scorza, è quello di coinvolgere una base popolare importante. Quindi è voluta dalla comunità, è voluta dalle comunità, perché poi anche stasera, come in altra occasione, abbiamo assistito alla presenza di diversi primi cittadini di più comuni, dei comuni che quindi diversi da Castel San Lorenzo. Allora questa cosa ci è piaciuta, perché poi parlare di impresa oggi, soprattutto di un'impresa che deve rinascere in un momento non facile, e vedere che c'è molto interesse, un interesse spontaneo, è qualcosa che assolutamente deve essere accompagnato. E noi come Banca di Credito Cooperativo stiamo lavorando assieme a loro per definire il business plan e per svolgere ovviamente anche un ruolo di partner finanziario, e pensiamo di riuscire nell'intento. Nel frattempo stiamo favorendo, e noi stessi saremo soci della nuova Valcalore, sottoscrivendo una partecipazione, stiamo favorendo questa sottoscrizione popolare. Ci auguriamo che anche stasera, ecco, ci sia poi un segnale tangibile. Michele Lavecchia, presidente della nuova società agricola Nuova Valcalore, ecco, presentazione alla BCC di Capaccio Pestumo. Gli obiettivi della società, qual è il percorso da seguire adesso che è stata riacquistata la cantina sociale e si va alla ricerca di nuovi soci? Certo, l'obiettivo è questo, cercare di annoverare nella compagine societaria quanto più soci è possibile. L'acquisto avverrà fra poco, il 12 marzo prossimo abbiamo l'appuntamento con il notaio per l'acquisto della struttura. Oggi siamo solamente aggiudicatari e quindi stiamo procedendo con le iscrizioni e con le nuove adesioni. C'è una bella partecipazione, a dire la verità, perché sono in tanti che partecipano, e non solo di Castel San Lorenzo ma dell'intera Valle del Calore. Siamo qui stasera appunto per promuovere questa bella idea anche in questo territorio, perché a mio giudizio è importante cercare di trovare i giusti collegamenti con la costa, in modo da raggiungere quel turismo che casomai è un po' distante da noi, ma poi alla fine, grazie pure al Parco Nazionale del Cilento, casomai ecco, si sposta verso l'entroterra. Con noi il sindaco Giuseppe Scorza, primo cittadino di Castel San Lorenzo. Ecco, la riattivazione di una nuova società, quali sono gli auspici, sindaco? La società che si è costituita, la Nuova Valcalore, società agricola SRL, è chiaramente per Castel San Lorenzo un segnale di forte speranza. Abbiamo affidato a questa, a
a questo nuovo organismo tutte le migliori intenzioni di una comunità a Castel San Lorenzo, ma di un territorio che intende dare valore ai suoi prodotti, alle sue capacità di produrre eccellenze e attrezzarsi con uno strumento produttivo capace di riuscire ad esprimere al meglio appunto quello che il territorio sa fare. È stata poi occasione importante per recuperare una memoria storica di del nostro territorio, cioè la cantina sociale, e un applauso all'iniziativa meritoria che i soci che hanno proposto questa iniziativa hanno voluto mettere in campo, agli amministratori che si stanno prodigando per portare a termine una complessa operazione e a tutti diciamo così, i soggetti volenterosi pieni di buona volontà che vorranno affidare a questo nuovo organismo le capacità di cui il territorio sa essere protagonista con i prodotti di eccellenza e con tutto quello che la Valle del Calore, ma non solo la Valle del Calore, tutto il territorio interno sa offrire come eccellenza appunto della gastronomia della filiera agricola. Per la presentazione alla BCC di Capaccio Pestum della nuova società agricola Val Calore abbiamo il sindaco Franco Palumbo. Sindaco, un'amministrazione comunale non attenda solo al territorio di Capaccio, ma anche a un motore di economia che è quello della Val Calore, della nuova Val Calore a Castel San Lorenzo. Sì, è proprio così, ma lo dice la legge sul governo del territorio, la legge 16 del 2004 della Regione Campania. Capaccio deve fungere da capofila, da catalizzatore di tutto quello che dovrà essere lo sviluppo di un sistema territoriale. E ovviamente noi faremo in pieno la nostra parte. Un grazie a tutti coloro che hanno lavorato per questo fine. E lo voglio fare sentitamente perché questo lavoro parte da lontano, da quando sono stati costituiti i PIT, quando le amministrazioni non discutevano tra di loro. E da quel momento in poi che è iniziata una crescita arrivando fino ad oggi. E noi oggi abbiamo una sfida importante che non solo la coglieremo ma la vinceremo. La sfida sull'agroalimentare, quindi il fatto di puntare sul progetto della nuova Val Calore è una cosa non solo intelligente, ma è quello che ci porterà fuori da tantissime difficoltà anche lavorative, economiche e quant'altro. Il turismo del futuro guarda a questo e noi dobbiamo essere pronti. Ed è veramente bellissimo poter accompagnare questo momento con il lavoro che sta facendo Capaccio Pestum. Il 21 presenteremo questo primo progetto e si vedrà con chiarezza l'importanza di tutto quello che gira intorno a questo iniziativa, ma soprattutto a quello che si farà nell'immediato futuro.